Grazie per la linea. Ora abbiamo in redazione con noi un ospite per parlare di un tema molto importante, soprattutto in questo presente, di energie rinnovabili. Lo facciamo con Remo Sgaita, presidente di RGS, una società attiva nel settore del biogas. Benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, è un piacere conoscerti. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Sound. Allora, abbiamo detto che ci diamo del tu e quindi ti chiedo, perché abbiamo questa curiosità, di entrare nello specifico e di capire che cos'è il biogas. Posso usare una parola un po' poco elegante? Certamente, poi quando si parla di cose naturali. Non è una parola volgare, però sostanzialmente io con la mia azienda aggiustiamo quei posti dove la cacca diventa energia elettrica. Forse la maggior parte degli ascoltatori non lo sa, ma ci sono dei impianti chiamati impianti di biogas in cui il liquame degli animali e altre cose vengono messe all'interno di un contenitore chiamato fermentatore, dove si producono dei gas. E da qua bio perché è biologico e gas perché è un gas che entrando all'interno di un motore lo fa bruciare, cioè lo fa funzionare. E da questo motore, in modo molto semplice, si genera energia elettrica e termica. Questo processo nasce tanti anni fa ed è un modo altamente sostenibile per andare a valorizzare la cacca degli animali, soprattutto nei nostri bellissimi territori italiani, dove di campagna e di animali ce ne sono sempre tanti. Ho una curiosità, raccontiamo un po' anche la tua di storia. Quando hai iniziato questa attività qui in Italia? Ti racconto brevemente, cioè lascio il mio paese di origine, la Romania, facendo l'autostop e arrivo in Italia nel lontano 2004. Lavoro in officina ad aggiustare i motori. I motori mi sono sempre piaciuti tantissimo, mi è sempre piaciuto tutto ciò che gira intorno ai motori, la velocità, anche ovviamente le donne, ma soprattutto ero affascinato dei motori di grandi dimensioni, quelli dei camion, poi quelli delle fabbriche e in ultimo i motori degli impianti di biogas. Solo che arrivato nel 2013 ho dovuto cambiare lavoro, mi sono trovato senza lavoro con la mia compagna, con i miei due figli, perché l'azienda per cui lavoravo aveva chiuso i battenti. Mi sono ravvocato le maniche e ho, con tanto coraggio e tanto impegno e con gli ultimi 700 euro in tasca, ho aperto la mia piccola aziendina, fatta in quel momento da me e me stesso, in cui andavo ad aggiustare questi motori, questi impianti di biogas. I clienti poi erano sempre più contenti, i proprietari terrieri e i proprietari agricoli, quelli che hanno gli allevamenti, erano sempre più contenti e ho iniziato a strutturare dei protocolli di lavoro per far sì che il proprietario di un impianto di biogas fosse finalmente libero e potesse fare l'imprenditore agricolo senza rovelarsi su questi impianti di biogas. Davvero una scelta coraggiosa la tua, che ha pagato e sta pagando, e ogni tanto serve buttarsi e serve crederci. Certo. E non arrendersi veramente mai. Tornerei al biogas, che è molto interessante, quindi aiuta le aziende agricole a mantenere la produzione e a continuare a produrre energia. Sì, perché gli ascoltatori devono sapere una cosa, devono sapere che quando un impianto come quello che ti ho appena raccontato si ferma, accade una cosa molto spiacevole per chi è il proprietario, ovvero non produce più energia elettrica e non producendola non la può più neanche vendere. Quindi se rimane fermo un impianto di biogas perché si rompe qualcosa nel motore, non vengono prodotti addirittura 6.700 euro al giorno di energia elettrica, che non vengono neanche incassate. Tutto questo, se dura 1, 2, 3 giorni, fai il conto tu, sono 3 giorni di fermo macchina, come si dice, sono più di 20.000 euro che non vengono neanche incassati. Questo è un problema. È una grossa cifra, effettivamente. La tua azienda, la RGS, è attiva sul territorio piacentino, dove immaginiamo ci sono insomma realtà che hai raccontato. Quali sono le particolarità che vi distinguono dagli altri? Beh, noi cos'è che facciamo? Con la nostra azienda RGS interveniamo in tempi da record, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con dei protocolli di lavoro. Attraverso questi protocolli ti garantiamo di avere già tutti i pezzi di ricambio e addirittura mettiamo a fianco un motore muletto che lavora al posto del tuo e tu perdi zero tempo e zero soldi. Complimenti davvero per il lavoro e anche per la tua storia che hai raccontato qui a Radio Sound Piacenza 24. Grazie per essere stato con noi. È stato un piacere, Massimo. Grazie a te. Grazie a Remus Gaita, presidente di RGS, per essere stato ospite di Radio Sound Piacenza 24.